Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui per presentare il piano eh, vaccinale per gli over 80 che riguarda nella nostra regione 133.000 eh, persone over 80. Eh, probabilmente 9.000 eh, di queste persone sono già state vaccinate perché ehm, sono ospiti delle RSA. Quindi, diciamo che sostanzialmente eh, il numero è di 122.000 persone che dovremmo vaccinare. Stimiamo che il target di chi farà la domanda è del 70%. Quindi, eh, quindi diciamo che eh, questo, queste sono le misure su cui noi ci siamo diciamo, così organizzati. La prenotazione per quanto riguarda la vaccinazione potrà essere fatta sul sito delle Poste eh, https prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e per chi non avesse diciamo, così abilità o possibilità di fare la, la prenotazione informatica, potrà chiamare il numero verde 800 009966. Ripeto: 800 009966. All'atto della prenotazione, sia in via telematica che telefonica, l'utente eh, conoscerà il luogo dove eh, si dovrà presentare per la somministrazione del vaccino. Abbiamo individuato per ciascuna provincia alcune sedi, eh, cominciando dal sud abbiamo individuato la sede di San Benedetto del Tronto al Palazzetto dello Sport, ad Ascoli Piceno alla Casa della Gioventù, a Fermo al Fermo Forum, ad Amandola Ex Scuola Elementare, a Macerata al Seminario Vescovile a Civitanova Marche al centro civico a Camerino al distretto sanitario a San Severino al distretto sanitario poi si prosegue con Ancona al pala Rossini a Iesi al palazzetto dello sport a Senigallia palazzetto dello sport Fabriano palazzetto dello sport Pesaro Vitrifrigo Arena a Fano al centro ortofrutticolo Codma e a Urbino al pala Carneroli L'orario di vaccinazione è dalle 8 alle 20 e con turni, diciamo così, diversi. E come ho già detto, cominciamo dal giorno 20, 20 febbraio. Eh, come funziona diciamo così, il, il sistema? Sarà il sistema già utilizzato per lo screening di massa e eh, le persone potranno accedere con assoluta sicurezza. Eh, appunto ricevendo il vaccino Pfizer o il vaccino Moderna, eh, però come voi sapete sono vaccini che richiedono eh, il, la, il richiamo dopo 21 giorni, quindi tutta l'operazione l'abbiamo strutturata in 19 giorni per la somministrazione. Il piano prevede complessivamente, eh, poi ve lo do eh, dettagliato per ogni area vasta, comunque prevede 2.886 vaccini al giorno, eh, questo è il trend fino al 5 marzo, eh, dove eh, sostanzialmente eh, mh, terminiamo la, la fornitura che abbiamo a disposizione attualmente. Siccome ci è stato comunicato che la fornitura con, potrà essere, diciamo così, garantita, eh, per effetto dell'intervento che la Commissione Europea ha fatto mh, vietando l'esportazione dei vaccini prodotti in Europa, contiamo appunto di avere tutte le dosi e di proseguire con eh, i Pfizer e Moderna. Eh, C'è una, diciamo così, un'eccezione per le persone che non possono deambulare eh, o per chi non può essere accompagnato. In questi casi. Nei prossimi giorni allestiremo una piattaforma di prenotazioni anche per loro, eh, quindi o anche per telefono, e la vaccinazione in questi casi sarà eseguita da, a cura dell'ASUR, dai medici di famiglia o dall'ADI, dalle strutture territoriali, diciamo così, della sanità dell'ASUR. Eh, contiamo naturalmente per velocizzare il processo. Di, di avere la possibilità di numerosissime prenotazioni, contiamo cioè che il grosso della vaccinazione di Euro 80 possa essere fatto nei punti vaccinali evidentemente, eh, tanto più per il fatto che con i medici di famiglia ancora non è stato concluso l'accordo che il governo, eh, le trattative erano state avviate la scorsa settimana e quell'accordo ancora non non è stato chiuso. Comunque vorrei anche aggiungere che noi siamo, tutti noi siamo perfettamente consapevoli che anticipare la vaccinazione con un, eh, con un farmaco molto efficace come appunto il Pfizer e il Moderna può garantire l'incolumità a tante persone. Quindi mh, mi permetto di chiedere a tutti i cittadini, ai figli e ai nipoti di accompagnare i loro genitori nei punti di vaccinazione perché questo naturalmente scongiura pericoli nei loro riguardi. Nella giornata odierna poi sono stati consegnati con un pulmino anche i vaccini AstraZeneca. Questi vaccini dovranno essere somministrati al personale docente della scuola e amministrativo e al personale dei servizi pubblici essenziali, quindi forze dell'ordine, vigili urbani. Eh, personale della polizia penitenziaria e in questo contesto ci sono anche i detenuti. Per quanto riguarda ehm, eh, diciamo così, la, la, la produzione di AstraZeneca, oggi pomeriggio è stata convocata una conferenza Stato-Regioni eh, perché come voi sapete eh, c'è stato il Sudafrica che ha messo in discussione l'efficacia diciamo del vaccino. Quindi anche noi contiamo un approfondimento su questo tema. Sempre nella conferenza Stato-Regioni, ehm, alcuni presidenti di regione, come è stato accennato poco fa, hanno chiesto al governo di verificare la possibilità di un approvvigionamento con eh, lo Sputnik russo o con quello cinese. Eh, naturalmente questa decisione dovrà essere fatta in modo omogeneo nella conferenza Stato-Regioni. Dove mh, dovete saperlo, tutte le regioni si sono sempre mosse in uno spirito di eh, totale cooperazione e intenti, insomma, non ci sono state decisioni assunte a maggioranza. Quindi, anche in questo caso, conto che nella conferenza che ci sarà oggi pomeriggio si raggiungerà un'intesa precisa per quanto riguarda ecco, l'acquisto eventuale di questi ulteriori vaccini eh, dal mercato extraeuropeo. Vorrei anche ehm, precisare. Eh, a questo riguardo perché alcuni giornali hanno scritto che ehm, per quanto riguarda la vaccinazione diciamo così degli, degli, delle persone che non deambulano che sono a casa eh, non, non viene stipulata una speciale graduatoria si era parlato di algoritmi e così via perché naturalmente non si può fare una classificazione se ha la pre alla prevalenza la persona che è più anziana o meno anziana e così via. Noi dobbiamo vaccinarli tutti e quindi il livello di vaccinazione eh, sarà individuato dai medici di famiglia che ben conoscendo il quadro clinico dei loro pazienti saranno in grado di capire quali sono le persone che meritano, diciamo un'urgenza e chi eh, può essere eh, e a quale persone la somministrazione può essere posposta. Però, come ho già detto, sollecitiamo i cittadini interessati ad approfittare dei punti di vaccinazione perché questo snellisce e accelera notevolmente il processo di somministrazione. Non so se ci sono domande. No, no, eh, hanno cominciato oggi la, la consegna di AstraZeneca con un pulmino sono arrivati oggi e è prevista la consegna diciamo così periodica l'Italia. Mi pare che ne abbia comprata per 45 milioni, quindi abbiamo una fornitura piuttosto rilevante. Adesso il tema è che bisogna capire effettivamente se queste varianti brasiliane, eh, inglesi o così via, possano interferire sull'efficacia del processo di vaccinazione. Ecco, dobbiamo, è una questione tecnica, anche scientifica, che dobbiamo approfondire. La somministrazione sono arrivati oggi, eh, c'è stato detto che l'indicazione era quella, però lo concerteremo insieme, perché, ripeto, non ci sono delle regioni che vanno avanti e delle regioni che vanno indietro, cioè il piano è omogeneo a livello nazionale. Se andate a vedere anche la, la partenza e la somministrazione al 20, la maggior parte delle regioni partono il 20 o dopo il 20, noi ci eravamo già organizzati e con alcuni di voi ci eravamo sentiti, dovevamo già avere il piano venerdì scorso. Poi, eh, diciamo così, abbiamo avuto delle Ci è voluto un po' di tempo per riorganizzare la piattaforma perché la prenotazione nel momento in cui avviene, il soggetto interessato sa esattamente dove deve andare e, a, e addirittura a che ora deve andare e quindi questo naturalmente semplifica molto le procedure non si creeranno le, le, le resse tra le persone le code e così via quindi stiamo cercando di organizzare il sistema in modo tale che ci sia la massima efficienza voglio ricordare che il Post italiane poi faranno anche un comunicato hanno investito molto in questo No, noi siamo una delle quattro regioni che ha aderito sin dall'inizio con eh, un ente che è comunque pubblico, no? anche se è una società per azioni, è un ente comunque che dipende da cassa, depositi e prestiti. Insomma, ecco. E quindi ci dà eh, una maggiore affidabilità anche per quanto riguarda la detenzione dei dati che noi affidiamo insomma, a queste piattaforme. Presidente ah. Faccio, lo so sì. sono stato dal da nostro presidente del consiglio comunale regionale quindi riassumo velocissimamente presidente no, no, a posto. A posto. ci sono domande? Io non è che ho molto da aggiungere ci, ci tenevo ad essere presente perché no. è una fase importante quella della vaccinazione che Sicuramente l'assessore e tutta la struttura sta seguendo con molta uh, attenzione, dedicando molte risorse, perché è prioritaria per la messa in sicurezza delle nostre fasce e categ categorie più deboli e che è anche essenziale per alleggerire il peso del virus sulle strutture ospedaliere e per cercare di anche tornare a una normalità. Ecco, quindi, ci tenevo ad essere presente più in maniera simbolica che eh, diciamo in maniera eh, istruttoria, perché credo che l'assessore vi abbia eh, già edotto rispetto a tutte le, quelle che sono le informazioni necessarie. Quindi, dopo il 20... La, la seconda dose è come è successo per la parte dei sanitari, immediatamente parte la seconda automaticamente, quindi esatto. dopo 18 giorni, credo che sia 3 settimane. Noi abbiamo programmato la prima fase in 19 giorni e successivamente allo scadere del 19 giorno ricominciano quelli che l'hanno fatto nella prima fase. Noi avete la copertura di questi. Allora. Noi abbiamo la fornitura dei vaccini fino al 5 marzo. Quindi fino al 5 marzo noi abbiamo la fornitura che c'è stata, diciamo così, che è stata prevista dal, dal governo. Siete sicuri di avere anche la seconda poi per la, per la seconda dose? Noi naturalmente eh, fino al 5 marzo siamo in grado di vaccinarli e di tenere anche una riserva e poi di procedere naturalmente. È chiaro che eh, non ci possiamo... Sì. 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 Però vorrei, vorrei dire non perché ecco, noi siamo in testa rispetto alla domanda che era stata fatta da qualche collega no, a critiche del PD, noi fino ad oggi siamo in testa a livello nazionale e il programma che abbiamo organizzato, salvo che non ci siano chissà quali scompensi, è in grado di somministrare questi vaccini in 19 giorni. Quindi sono già, è già una storia che abbiamo già visto con i tamponi. E eh, ci sono altre regioni che eh, hanno chiesto. Appunto di verificare il modello marchigiano, quindi noi siamo orgogliosi di poter partire in questo modo perché eravamo già partiti poi, peraltro, su input del presidente Acquaroli con i test di massa. È stata questa esperienza che ci consente di dire siamo in grado di operare assolutamente in modo veloce. Dopodiché, una volta che abbiamo operato questo tipo di vaccinazione, se ci dovessero consegnare le forniture per. Eh, tutti gli altri cittadini siamo in grado di operare in modo assolutamente veloce. Se abbiamo fatto 200.000 tamponi in poco più di un mese, il tampone richiede il doppio del tempo, basta insomma eh, verificare. Ecco, io naturalmente concludo per dirvi questo: noi stiamo seguendo, come sapete, anche le vicende di alcuni folgolai, COVID inglese e così via, versione inglese e così via. Questo ci porta via un sacco di risorse, quindi noi ci stiamo, questo lo voglio dire perché altrimenti non si capisce lo sforzo che il personale dell'ASU sta facendo, che io vorrei ringraziare, vi prego ecco, di, di prendere nota, eh, noi dobbiamo ringraziare perché si st sono stati sottoposti a uno stress e a dei turni di lavoro veramente rilevanti. Eh, ieri eh, con quel freddo insomma c'erano i nostri operatori a testare un migliaio di ragazzi a Tolentino eh, piuttosto che eh, diciamo così a Castelfidardo e stiamo monitorando un po' tutte queste situazioni perché hanno una rilevanza totale appunto nell'eventuale eh, nella prevenzione dell'estensione dell dell'epidemia eh, dell e la vaccinazione quando abbiamo messo in sicurezza io over 80, poi cominceremo con le altre categorie, poi con i disabili e cominciamo a proteggere questa fascia della popolazione, ecco è evidente che stiamo salvando delle vite. Io vorrei sottolineare quindi l'importanza ecco, della cooperazione di tutti per la buona riuscita di questo piano.